Allora, avvocato Antonio Grassetti, come mai l'ultimo dell'anno in piazza Pergolesi con queste sagome per terra? Lo sappiamo, un'interrogazione per il gravino sul quale inciampano molti, cadono e finiscono al pronto soccorso. Allora, la problematica l'ha innescata lei, in modo ufficiale. Ce lo spieghi? Niente, è molto semplice che l'amministrazione si sia accorta del problema, non c'è dubbio, e ce l'ha anche confermato. Ma la cosa che a noi un po' sorprende e meraviglia è il fatto che l'amministrazione sia rimasta passiva rispetto all'esigenza di mettere in sicurezza, almeno provvisoriamente, il posto con una fioriera, con una piccola transenna, per impedire che appunto la gente continui a passare costantemente in questo luogo e rischi di cadere, come sta avvenendo purtroppo molto spesso. Allora abbiamo pensato di fare questo gesto un po' colorato per sottolineare ancora di più il problema e per insistere nei confronti dell'amministrazione perché attivi immediatamente una soluzione salva persone, anche provvisoria, due cocce, dicevo, due vasi o quello che sia. Quindi attendiamo i primi giorni di quest'anno nuovo, vedremo se ci sono. Sì, ci sarà una risposta. Ma lei, da professionista, no? Può anche farci capire se ci sono gli estremi per chi inciampa e si fa male per potersi rivalere nei confronti del comune? Probabilmente sì, specialmente adesso che la questione è stata posta in grande evidenza proprio dalla mia interpellanza e dalla nostra attività. Io credo che il rischio per l'amministrazione di dover risarcire le persone che cadono qui è alto. Buon anno, avvocato. Grazie altrettanto a tutti. È una buonissima idea. È un'idea ottima. Bisogna che ci mettano qualcosa, delle fioriere, qualcosa che impedisca alla gente di cadere. Perché ne ho viste cadere così tante che neanche se lo immagino. E soprattutto la paura mia è per gli anziani, come me, circamente.